Buongiorno a tutti ragazzi, nel video di oggi prenderemo il traghetto da Silk Road Quay, andremo fino a Watson's Bay, rimanete con noi. Quale è Watson's Bay? Il primo che vedo è alle 10.17. Nel 2. Nel ferry numero 2 e quindi in quel lato là. Sembra una bella giornata, ha piovuto tutto ieri pomeriggio e tutta stanotte, difatti ci sono ancora tracce di bagnato in giro per le strade e se ne sarà scesa una bella quantità d'acqua. Non ci saranno tante persone, forse quello è anche quello che prenderemo noi adesso. C'è sole, che è una cosa buona, però è anche freschetto. E ce ne stiamo davanti. Quindi ci saranno. Penso che Yuko. A dire no, ma c'è perdo dopo me. No. Quindi siamo proprio sul davanti, ci sarà un'aria freddissima. Quindi vedrò quanto resisto. Quello che in qualche video fa parlavo dell'Intercontinental Hotel, vedete l'ultimo piano? Ha una vista spettacolare e anche divanetti all'esterno, quindi c'è proprio l'ultimo piano, non in cemento, proprio l'ultima parte che è tutta vetro e lì ha veramente una vista grandiosa dell'Opera House, dell'Harbor, dei surroundings di Sydney. È una bella idea da là. Un altro che una bella vista, Shangri-La, lassù, anche lui al bar nel top floor, nel piano più alto, quindi molto bello. Ok, si parte. Lì che fanno colazione. C'era un periodo che venivo tutte le settimane a fare colazione, ogni weekend mi sedevo lì, c'era proprio un pappagallo colorato. Accelera a tutta figa. Questa parte qui di Rivelli, come potete immaginare, le case qui hanno tutta una bella vista, sono anche abbastanza care, anche c'è la barchina piccolina, guardiamo da questo lato. Là adesso sto in rinnovazione nel palazzo del governo attuale, dove il governatore è. Questa è l'isoletta di cui parlavo in uno dei video fa, qualche video fa, dove la gente
fa le loro feste di matrimonio, affittano tutta l'isola e col catering mangiano lì. Una volta era una prigione. Parco botanico, quella è la cosa dove ci sono le navi. Ci sono Rosecutter Bay, Double Bay, Rose Bay, tutte le diverse baie, quelle che parlavamo un attimo fa. Ci sono i gruppi di barche, penso che facciano una mini gara o magari si esercitano, dove stanno girando attorno a quella tipo a gialla. Si sente l'arietta e è fresca, sta congelando la faccia. La città, centro città. E con, vedete, queste casette molto economiche, penso che un appartamento qui costerà quelli veramente cheap, forse 1,5 o 2. Un'altra isoletta lì in mezzo a niente, c'è anche una casa lì e non è male. Se non ti piacciono i vicini di casa, ti pianti lì in quella casetta lì e non c'è nessuno, ti viene a rompere le scatole di mattina quando vieni a lavorare, salti sul motoscafo e alè. Questo è Rose Bay e quel Catalina lì è un ristorante molto famoso. Qui invece Sydney Seaplanes. Sono tutti gli aeroplani, quelli che volano, atterrano e decollano dall'acqua. Laggiù c'è Manly, ci andremo in un video futuro. Manly è molto bella, è tipo una sottocittadina di mare, palazzi bassi, negozietti, tutta colorata, spiagge molto lunghe. Comunque Sydney è molto verde. Quando uscite dal CBD ad alberi e verde dovunque. E invece dietro, girando così, si va nell'oceano, oceano aperto. Vedete che poi ci sono tutte queste spiaggette in giro e queste cose. Quella lì è una rete, potete vedere forse, squali. Ci ricordiamo che siamo in Australia e quando si va in acqua magari si farà un attimo di attenzione. Quello che dicevo prima è solo una linguetta qui di terra, quindi 5 minuti, vedete, dritto a noi che verde, c'è un parchetto lì. Lo attraversate e dove tipo, se non so se lo potete vedere, c'è un basso, adesso che si fermando, un po' di dritto. Subito lì c'è l'oceano, dietro di quello c'è l'oceano. Quindi c'è quella parete di scogli molto alta e da lì c'è una bellissima vista. Se poi uno cammina tutta la strada e va tipo dove il faro, anche lì tu parchi, verde, molto bello. Invece dove stiamo per ormeggiare ci sono dei negozi che vendono pesce, fish and chips molto buoni. Questo qui subito lì, bisogna vedere anche se si è aperto col corona, però quella è la versione affordabile, quella C,
economica. Invece qui ci sono altri ristorantini dove il prezzo sale un po' di più, ce n'è un po' per tutte le tasche e i gusti. Ok, questo è il Walk Bay, tranquilla. Vediamo che abbiamo che il traghetto rallentato, se no tiriamo, sarebbe stato un bel video. Tutta forza contro, contro la, la spiaggia. Okay, vediamo, aggrappatevi! E qui la gente che parcheggia o ammezza le barche. Ci siamo, eccoci. Ok. Siamo arrivati in Walk Bay. Ok. Bella giornata. Vedete gente in canoa. Questo è quello che vi dicevo prima, Doyle's Fisherman's Wharf Takeaway. Speriamo che sia aperto perché ho già fame adesso. Non sono ancora le 11 del mattino e già ho fame. Perché ho sempre fame? Perché? Vedete come era una volta Doyle's, qui abbiamo Doyle's Bay, la mappa, takeaway coffee open, takeaway anche quello lì. Ok, facciamoci un giro. Qui c'è le panchine, il parco che dicevo prima, le alberelli. Vedete la vista che c'è da qui, molto bella con la città giusto là. Molto abbastanza ventilato oggi, vedremo come rimane il suono. E niente, quindi adesso vediamo una parte di Walk Bay, facciamo un po' di camminata in quella direzione, direzione opposta, e poi saliremo su, andremo a camminare, a fare un po' di... dare uno sguardo alla scogliera. Quello è un bar, molto carino. Molto classico, guardate l'architettura, mi piace molto l'architettura del palazzo. Adesso taglio, andiamo verso quell'alberello. Male. Immaginatevi avere casa qui con la vista subito sulla spiaggetta, vi svegliate la mattina con il suono delle onde, il verde, la natura. Bella giornata, però comunque mi sono dovuto vestire perché stare in piedi qui sulla barca con ancora l'arietta. Ricordiamoci che qua è in pratica quasi inverno, quindi non ci facciamo fregare, anche se poi c'è gente che fa sport con questi manichi corti, ovviamente sta correndo, però poi Porsche, macchinine piccole. Questo è un altro coffee shop. Sono venuto diverse volte già, ai tempi era l'owner italiano con gran parte dello staff italiani. Questo è il club, Yacht Club. Adesso
pochino di vista l'abbiamo fatto da questo lato, camminiamo indietro, facciamo tutta la parte là dietro. Che traghetto che ci abbandona. Ritorna, non ci lasciare qui. E adesso andiamo in quella direzione lì. Si ritorna alla normalità qui. Fortuna. Dois. Hanno stabilito 134 anni fa. E quello è anche Dois. Quindi questo è quello più caro, più ristorante. Quello è quello più turistico, più economico. Vabbè, certo che non se la passano neanche male questi che hanno la casa qui. A parte il rumore delle persone come noi, camminano in continuo, costantemente da una peccata. Però comunque, sai, tipo finestre da sopra, avete sempre questa immagine del mare. Se apri le finestre la sera senti le onde. Recentemente ho comprato una barca facendo un mutuo trentennale, però è una signor barca, cioè nel senso che la gente ci rimarrebbe abbastanza. Ve la faccio vedere, sta qui. Come potete vedere la chiamerò Gabriele I e con questo super motore manuale a remi riuscirò veramente a esplorare, magari anche fare il giro di tutta l'Australia, il continente australiano, e farò un po' di video su quella barca. Però penso di appena esco dall'oceano magari si capovolge, è finita l'avventura, vedremo. E vediamo questo invece, e abbiamo in pratica fatto il giro da là così, insomma siamo fermati a questo. Se uno continua, là c'è Melly e là a destra c'è l'oceano. Vedete lì? C'è la spiaggia, una spiaggetta. E andiamo giù. Hello. E facciamo un giro, andiamo giù. Scusi. E poi ci sono la spiaggetta con le casette, il piccolo nascosto, semi nascosto diciamo, rifugio. E niente, questo è un altro piccolo pezzo. Come questo è l'altro lato, opposto dove eravamo un attimo fa. Mi ammazzo scivolando. C'era un secondo mondiale anche colpito. Siamo arrivati quasi al momento del pranzo. Volevo farvi solo notare la gente con un gran senso civico che stanno pulendo la spiaggia. Spettacolare, anche i cagnolini ci stanno dando una mano. Comunque, dopo averne discusso con Yuko, oggi faremo pranzo tipo verdure, cose grigliate, stare un po' più leggeri.
Ok, ci vediamo dopo. Ok, come avevamo detto, oggi si rimarrà leggeri, quindi tutto a posto, però oggi si fa dieta. Sarà già. Buon appetito. Ok, pranzo finito, adesso siamo nel parco e stiamo andando in quella direzione di là. Quindi saliamo tutta la stradina qua e poi saremo sugli scogli. Ci sarà una parete di scogli e da quel lato lì c'è l'oceano. Vedete la vista dietro? Vediamo l'oceano. Vedete là? C'è la parete là, laggiù in pratica tra quella e questo lato qui c'è l'entrata uscita, l'uscita per il golfo di la Bay di Sydney. Ok, adesso saliremo, quindi facciamo tutta quella parte. Dai, too many walk. Se vai a sinistra, vai a destra. Certo che se vai a sinistra non è che attraversi, devi farti tutta a sinistra. Ok. Si sale. La vista di Sydney laggiù. E vedete qui l'oceano. Guarda che c'è tutta la camminata. Dietro si continua, poi in qualche chilometro c'è Bondi, si ritorna giù. Ok ragazzi, per oggi di nuovo è tutto. Se avete trovato questo video interessante e vi è piaciuto, premete like, sottoscrivete e attivate le notifiche, di modo che verrete notificati quando upload new content. Ci vediamo, buona giornata, ciao ragazzi, ciao.